Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Io sono Rachele e oggi vi consiglio 5 libri brevi da leggere in estate. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di mettere like a questo video se potrebbe piacervi. Se fate queste due piccole cose mi aiutate a sostenere il canale e aiutate me a portare sempre contenuti più spesso e anche migliori. Grazie a tutti coloro che lo faranno. E chiaramente grazie a chi lo ha sempre fatto e lo continuerà a fare. Allora, i consigli sono del tutto soggettivi perché chiaramente non conosco i vostri gusti, ma quelli che vi consiglierò oggi sono quelli che secondo me potrebbero interessare o incuriosire qualcuno perché è quello che è successo a me. Questi libri non sono esattamente nella mia comfort zone, però io li ho amati tutti tantissimo. Sono libri inoltre che non superano le 150-160 pagine. Forse ce n'è solo uno un po' più lunghetto, ma per il resto gli altri non arrivano neanche alle 150 pagine. Per cui sono anche perfetti da portare in giro, che sia la spiaggia, che sia la piscina o che sia la montagna. Sono veramente brevi, li potete infilare ovunque e li finite anche in breve tempo. Quindi un'ottima cura anche contro il caldo. Questa puntata inoltre è dedicata ai libri brevi, quindi perfetti per chi di solito non legge, legge poco e sfrutta proprio il periodo estivo, che è solitamente quello più libero e meno impegnativo, per leggere qualcosa che li riesca ad intrattenere e che non siano libri, insomma, poveri anche di contenuto. Nella prossima puntata invece vi consiglierò 5 mattoni da leggere in estate, perché sia i libri brevi che sono molto scorrevoli, ma anche è vero che molti lettori amano i mattoni, cioè una storia che ti faccia compagnia durante l'estate. Ma partiamo subito con il primo libro che si piazza tranquillamente tra i libri più belli della letteratura fantastica e sto parlando del Cacciatore di draghi di Tolkien. Allora, è un racconto piuttosto breve, ambientato nella Britannia medievale e con una struttura tipicamente da fiaba. Il protagonista di questa storia, infatti, è un contadino abitudinario e un po' fanfarone, costretto a dare la caccia ad un drago su cui, per assurdo, riesce ad avere la meglio. Diventerà quindi ricco e rispettato da tutti, tanto da essere eletto re. La fonte di questo racconto è un'antica cronaca in latino contenente le origini del piccolo regno. In realtà questo è solo un espediente perché Tolkien vi fa ricorso solo per creare un mondo metastorico. Senza precise coordinate spazio-temporali, lui crea questo universo popolato da giganti e da draghi, nel quale però possiamo ritrovare qualcosa della nostra quotidianità. Un libro bellissimo che a mio modesto parere è adatto a tutte le età, dai più piccini ai più grandi. Tra l'altro, a parte che è scritto gigante, ma all'interno presenta delle illustrazioni molto molto belle che rendono la lettura ancora più scorrevole. Spostiamoci adesso in Giappone con Un'estate con la strega dell'Ovest di Kao Nashiki, l'unica autrice che sono riuscita a selezionare in questa cinquina. Questa è una storia dolcissima, fatta di piccole attenzioni, di quotidianità e soprattutto ci insegna quanto sia importante saper ascoltare gli altri. La protagonista della storia è Mei, una ragazzina di 13 anni che ad un certo punto decide che a scuola non ci vuole più andare perché quel posto la fa stare male. La madre, quindi, per evitare che la situazione diventi irreparabile, la spedisce dalla nonna nella sua casa in campagna sulle Alpi giapponesi. L'anziana è vedova da molti anni ed è soprannominata appunto la strega dell'Ovest dalla figlia e dalla nipotina a causa delle sue origini inglesi. Pian piano Mei uscirà dal suo guscio e scoprirà anche che la nonna è una vera strega e, affascinata da questo mondo, chiede alla nonna di addestrarla. Durante questo periodo si scopre che Mei è una bambina estremamente sola e manifesta il suo malessere attraverso l'asma e in qualche modo non riesce a descrivere cos'è che la inquieta così tanto. Quell'estate dunque sarà per lei la cura e la chiave per comprendere se stessa e per trovare la forza dentro di sé. Passiamo adesso ad un racconto, romanzo breve, che non so bene descrivervi quanto sia bello. Semplicemente secondo me dovreste leggerlo per capirlo. Sto parlando di A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia. Primo libro, tra l'altro, che ho letto di questo autore,
di cui mi sono innamorata. Allora, è un romanzo del 1966, si tratta di un giallo di ambientazione siciliana e mafiosa, dunque in questo libro l'omicidio sarà collegato chiaramente alla politica. La vicenda è ambientata nel 1964, quindi 2 anni prima della sua pubblicazione, in un paesino dell'entroterra siciliano e tra l'altro in estate, quindi perfetto per questo periodo. Il farmacista Manno riceve un giorno una lettera minatoria pensando che fosse un brutto scherzo e quindi non ci bada più di tanto. Tuttavia, qualche giorno dopo verrà ucciso in una battuta di caccia insieme ad un amico, il dottor Roscio. A Roma dunque viene inviato un commissario incaricato di indagare su questo caso e la prima pista a cui si fa riferimento è quella del delitto passionale, perché è la strada più facile. Nel frattempo spunta il nostro protagonista, il professor Laurana, che è un professore di italiano, il quale si interessa al caso e decide di indagare per conto suo. Lui arriverà molto vicino alla verità e per questo motivo non ne uscirà vivo. Il protagonista di questo libro, infatti, non è il classico detective vincente, astuto, che grazie alle sue intuizioni riesce a sciogliere l'enigma. Al contrario, è un ingenuo e uno sconfitto, perché non riesce ad accettare la realtà in cui il paese vive tutti i giorni. Tanto che a un certo punto viene preso per cretino dagli stessi paesani. Viene quindi messo in luce come l'interesse del potente, del corrotto, viene garantito, in qualche modo portato avanti dal silenzio dei funzionari e dei paesani stessi. È un libro bellissimo che si legge in un soffio perché è scritto benissimo, ma che ti lascia tanto dentro. In questo caso io vi sto consigliando questo libro perché è l'unico che ho letto di suo, ma in realtà io vi consiglio proprio Leonardo Sciascia come autore da leggere in estate, perché scrive gialli e non sono scontati e hanno delle tematiche forti, quindi comunque vi ritrovate lì a pensarci per giorni e giorni. Andiamo avanti con un classicone, credo sia il capolavoro scritto da questo autore. Penso che lo avete già visto in tutte le salse, in tutte le forme. Sto parlando della Camera Azzurra di Simenon, autore per eccellenza di gialli. Tra l'altro io vorrei aprire e chiudere una parentesi, perché ho detto che non sono nella mia comfort zone questi libri, perché io in realtà i gialli non li leggo, non è un genere che solitamente mi piace, però questi di cui vi sto parlando sono quei libri che mi sono rimasti e che mi sono piaciuti tantissimo. Chiudo parentesi. La storia in questo caso si svolge in un paesino della provincia francese che è teatro di una vicenda di adulterio e delitti. I protagonisti sono un uomo e una donna, Antoine e André. Tutto comincia nella stanza di un hotel all'interno della quale i due amanti stanno proprio riposando dopo una notte di passione. La storia di amore e morte di Antoine e André non viene raccontata in maniera lineare, ma viene raccontata attraverso la sovrapposizione di più piani temporali. Infatti c'è il momento in cui il fatto si svolge, quindi nell'immediato presente, e poi ci sono i successivi interrogatori che dovranno affrontare i protagonisti per chiarire tutti i particolari delle loro vicissitudini. Un racconto straniante, capace però di entrare perfettamente in connessione con la psicologia dei personaggi, perché mette davanti agli occhi del lettore questo quasi giustificato senso di necessità di tradire, questa passione famelica impossibile da fermare, e cerca di analizzare infatti cosa tutto questo può causare all'essere umano, cioè quali sentimenti vengono fuori, quali paure. Devo essere sincera, quando ho comprato questo libro e l'ho letto, mi aspettavo una trama completamente diversa perché non l'avevo letta, cioè dietro c'è scritto solo questo, io mi sono limitata a leggere questo. Però se andate a cercare la trama su Amazon, per esempio, o in qualche altro posto, la storia viene spiegata meglio. Io non l'avevo letta, per cui quando ho iniziato a leggere di sti due protagonisti e che c'era un mondo intricatissimo, un po' non me l'aspettavo, quindi forse la lettura non me la sono goduta appieno, infatti non è che mi sia piaciuto tantissimo, però sicuramente ci ho pensato nei giorni successivi, quindi
lo voglio rileggere, magari un po' più avanti, per capire meglio il contesto, per godermi meglio la lettura, ecco. Ultimo libro di cui vi parlo è un grande libro, I baffi di Manuel Carrer. Di questo libro vi dirò pochissime cose perché dovete godervi appieno la lettura. Meno cose sapete, meglio è. Semplicemente io vi dirò chi è il protagonista e da dove parte tutto. Questa è la storia di un uomo di cui non conosciamo il nome, e già qua ho detto tutto, e un giorno, per uno strano gioco con se stesso, decide di tagliarsi i baffi. Baffi che lui ha portato e ha curato per tutta la vita. Questo episodio segnerà l'inizio di un incubo, perché infatti nessuno dei suoi familiari e dei suoi conoscenti si accorge realmente della sua totale tagliatina di baffi. Dunque, il protagonista pensa di essere preso in giro, pensa di essere vittima di uno scherzo che però sta durando un po' troppo. A questo punto il libro è un crescendo, il tutto si sviluppa con una velocità ansiogena che destabilizza totalmente il lettore. Carrer ci porta dentro la coscienza di un uomo che si trova di fronte all'incubo più grande che si possa immaginare: perdere la propria identità, non avere più coscienza di se stessi e non riconoscersi. Se vi piacciono i gialli disturbanti, molto introspettivi e molto psicologici, questi ultimi due di cui vi ho parlato sono perfetti, secondo me. A me piace molto questo genere, a me piace proprio quando posso entrare all'interno della psicologia dei personaggi, posso scavare, posso conoscere le paure più profonde. Ecco, nonostante siano gialli, non sono dei classici gialli, ecco, sono un po' più particolari e più nelle mie corde, quindi se avete più o meno i miei stessi gusti, secondo me questi 5 libri che vi ho appena consigliato sono perfetti. Siamo arrivati alla conclusione, io spero che questi 5 libri vi siano piaciuti, vi abbiano incuriosito, fatemi sapere se li avete letti, se avete qualcosa da consigliare a me. Io ho una lista infinita di libri che vorrei leggere, ma sono contenta di aumentarla, di farla crescere, di allungarla sempre di più. Fatemi sapere anche quali progetti avete per quest'estate e quali letture avete programmato. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video e di avermi fatto compagnia, vi mando come sempre un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!